siamo col sindaco Roberto Sogliani. Sindaco, il grande giorno della tappa è arrivata, siamo sotto il campanile dove appunto è stato colato il tricolore. Innanzitutto ci dica la sua emozione. Tantissima, grande. Penso sia la prima volta in un Giro d'Italia un tricolore scende da 90 metri di altezza. I ragazzi sono del soccorso alpino, sono stati bravissimi. Adesso andiamo avanti, continueremo con l'altra parte e poi come si chiude cominceremo a pensare al prossimo. Esatto, anche perché magari questo è solo l'inizio, no? Questo è solo l'inizio. La presenza del soccorso alpino va a rafforzare un legame che si è creato con Mortegliano, soprattutto dopo la grandinata di esattamente di 10 mesi fa. La presenza, cosa rappresenta? Sì, rappresenta tantissimo per Mortegliano. Il soccorso alpino non solo nel momento più importante, quando c'è stata proprio la grandinata forte, è intervenuto Mortegliano, ma è intervenuto anche successivamente per continuare a dare una mano ai mortaglianesi, e quindi a loro un grande grazie. 10 mesi dopo essere qui festeggiare la partenza di un giro, per me è un grande orgoglio per il paese, credo che sia una cosa molto bella e che possa rimanere anche nella storia. Possiamo chiederle per chi fa il tifo oggi? Per il migliore, io tifo sempre per quello che è bravo e che vince, non ho una persona in particolare, spero un italiano, questo sì.